bene papà, affanculo Gianluca. Avello, fammi una colazione di campioni. Negroni per il dottor Ruggero. Non ti ricordi che giorno è oggi? C'è il matrimonio. Vestiti, dai cazzo! Che me ce devo sposare io con qua busta di piscio dalla ragazza tua? Dai cazzo! Io non c'ho un figlio, quello non è figlio, è un accrocchio di cromosomi a forma di rincoglionito. Ma perché c'ho un figlio così? Papà, ma hai chiesto a te di cambiare il succo di mela con 40 casse di whisky? Passano. Oh, un attimo e sono subito da lei. Kikko, ascoltami bene, ti faccio una proposta che po non la puoi rifiutare, Kikko. Papà, ci siamo, cerca parcheggio. Gianluca, come al solito non hai capito niente, tu oggi non ti sposi. Io voglio andare in chiesa. E negarti la possibilità di smutandare una come questa, eh? Che a questa non la smutanderesti? Si sveglia la gente tra Roma e... Io volevo la pillola del giorno dopo. Cioè, in realtà sarebbe per oggi, però casomai me l'ha data adesso e poi la mangio domani, che dice? È molto semplice, giuste, e gli fai sentire la presenza. L'amore non è che si può imbrigliare in un movimento fisico dettato dall'istinto. Ma sei un po' come respirare, no? Ma ci potevi, fio senza una gamba, fio zoppo, fio tossico. Gianluca, dai, che ci abbiamo da fare, hai capito, mo? Ancora non ha capito, mi sa. Via. Che cazzo? Che cazzo? Che giornata po' di merda! Dai, cazzo! Sono tre ore che aspettiamo l'ambulanza! Mi sa che aspetti altre tre ore, ma poi che cazzo rompi di coglioni? Manco sei morto, ma vaffanculo, va! Questi fanno finta di essere morti! E poi te credo che si formano i codi! Ma che paese è questo? Dimmi, Gianluca, che paese è?